appalti, perché arrivano al ragionamento e dicono: ti faccio quest'opera, tu me la dichiari di pubblica utilità, me la dai in affidamento per 39 anni, nel caso delle autostrade, no? E molto spesso non presentano neanche un piano economico finanziario per recuperare le cose, ma come lo presentano poi c'è anche una clausola che dice che nel momento in cui, parlo solo del caso dell'autostrada, i pedaggi non fossero sufficienti per ripagarsi l'investimento, subentra, come dire, la Regione Veneto, quindi con i soldi dei cittadini, per portare a pareggio e coprire le spese. Questo è il meccanismo, quindi è il meccanismo delle grandi opere che drenano soldi, opere che sono inutili, diceva prima Francesco Pavini, per tutte le opere che stiamo sulle quali abbiamo avvertenze, abbiamo dimostrato l'inutilità, il costo, l'insostenibilità, e abbiamo trovato anche delle alternative ovviamente molto meno costose, molto più sostenibili e anche molto più velocemente realizzabili, che ovviamente nessuno prende in considerazione. Ebbene, queste grandi opere servono anche queste per drenare soldi pubblici, perché alla fine vengono pagate in un modo o nell'altro da noi, e che ovviamente potrebbero essere investiti invece nella salvaguardia del territorio, che quindi ovviamente potrebbe creare posti di lavoro, nel trasporto pubblico, nei servizi sociali e quant'altro, no? E andiamo avanti. Questo è il meccanismo, il quadro che noi ci siamo fatti, voglio dire, della nostra situazione. C'è un elemento in più che voglio aggiungere, perché credo che questa cosa vada affrontata presto e in maniera seria dai movimenti, eccetera, che il Veneto è una delle regioni a più alto tasso di infiltrazione mafiosa, e una delle filiere che la mafia utilizza per riciclare il denaro sporco è proprio la filiera del cemento. Allora, il Veneto è una delle regioni a più alta cementificazione dopo la Lombardia, con un 11,4% del suolo cementificato, e con tutto quello che viene avanti sarà molto di più. E da un lato ci dicono questa cosa qui, queste sono fonti governative del governo precedente, quindi voglio dire, mafioso anche quello, ma qualcosa viene fuori, no? Allora, che cosa succede? Che facendo 2 più 2 forse, cioè, perché infatti noi ci diciamo: ma chi è che, non abbiamo elementi ovviamente per denunciare, perché se non avremmo denunciato, chi è che va a costruire ancora capannoni, case o centri direzionali in un'area come Veneto City, Tessera City, in un momento di crisi, già in un momento in cui le case, i capannoni, i centri commerciali rimangono vuoti, rimangono sfitti, rimangono in vendita? Chi può farla questa cosa qui? Chi ha capitali da riciclare? La mafia, solo la mafia può farlo ovviamente. Questo è il punto. E allora credo che qui, e qui vengo alla seconda parte, cerco, ovviamente ho tagliato il mio ragionamento neanche con l'accetta, con la motosega, ma ovviamente bisogna, siamo in tanti, devo parlare tutti quanti, no? Però è per lanciare lì degli elementi che possono essere utili per il lavoro del, dopo e anche successivo. Allora, la questione è questa, sta sorgendo proprio come una pentola in ebollizione, ci diciamo con Francesco l'altro giorno che ci siamo visti, non la necessità di fare rete, perché ci sentiamo ovviamente tutti inadeguati, noi comitati, noi movimenti che lottiamo sul territorio, ad affrontare poteri così forti, cricche così forti e questioni così importanti, ce la mettiamo tutta, però ovviamente siamo insufficienti. È necessario più che mai, e questa esigenza ormai è chiara e sta emergendo qui, ma noi per esempio ci hanno cercato anche altri, quelli della Pedemontana ci hanno sentiti diverse volte, ma anche quelli di Casiere e via dicendo. Si tratta appunto di mettere in sinergia queste questioni anche con chi ovviamente sta affrontando le questioni del mondo del lavoro, per cercare di fare fronte comune. Però sarebbe un errore voler ricondurre il tutto ad un'unica organizzazione, ad un unico coordinamento, eccetera, perché la diversità è anche la nostra ricchezza e non è riconducibile, non è così, insomma. Invece dovremmo ripartire da un'altra cosa, cioè i movimenti, le associazioni, cose stanno insieme soprattutto sul fare, ed è sul fare che costruiscono le relazioni appunto biopolitiche, eccetera, che si diceva prima. E allora dovremmo indicare dei percorsi, come dire, no? E provare a aprire dei percorsi che ci consentono in qualche maniera di fare rete e di fare in maniera che queste forze, queste energie vive e intelligenti e ricche che noi esprimiamo possano in qualche maniera convergere e ottenere dei risultati significativi. Un'esperienza da questo punto di vista è già stata fatta, per esempio, dei comitati in evento in occasione del PTRC, del Piano Regolatore Regionale, 2 anni fa, quando tanti comitati del Veneto hanno presentato tutti insieme tantissime osservazioni, facendole sottoscrivere ai propri concittadini e spiegando loro, e lì abbiamo intasato praticamente, presentando 15.000 osservazioni, la macchina regionale, e a quel punto il piano si è arenato, è un piano adottato ma non approvato, quindi
questo è stato un vantaggio per tutti quanti, perché il piano precedente, il PTLC precedente, vale ancora dal punto di vista dei vincoli delle norme di salvaguardia. Allora io credo che dovremmo trovare proprio delle vertenze che siano significative, rispetto alle quali tutti si possono spendere, ma dalle quali tutti possono trarre un vantaggio, perché ovviamente dobbiamo dirci chiaramente che come comitati, come associazioni eccetera, tutti quanti, quasi tutti, voglio dire, soffriamo il fatto che facciamo fatica a coinvolgere la gente, siamo pochi, siamo oberati di lavoro, ed è tutto lavoro volontario, ovviamente ci rimettiamo di tempo, di sonno, di soldi e quant'altro, e quindi non possiamo chiedere, come dire, ulteriori impegni ai comitati, dobbiamo trovare proprio delle vertenze sulle quali l'impegno ha anche un ritorno. Noi, da questo punto di vista, noi non abbiamo una proposta, potrebbero essere le leggi di iniziativa popolare, potrebbero essere dei referendum o qualcosa del genere, secondo me dovremmo provare a trovarlo. Quindi questo è un punto. Gli altri due punti li elencava prima bene Francesco Parvin, cioè provare a trovare una data per una mobilitazione di tutto il Veneto, cioè facciamoci vedere, ma magari facciamolo in maniera diversa, invece che andare tutti in regione, voglio dire a Venezia che è difficile eccetera, stiamo sui nostri territori. Ma per esempio, su una delle questioni più importanti sull'ambiente è questa questione delle autostrade, ovviamente ce ne sono molte altre, i rifiuti, le centrali e quant'altro, ma potrebbe essere che quel giorno blocchiamo il Veneto, blocchiamo tutte le strade regionali, ognuno fa la sua iniziativa e vediamo cosa succede, no? Questa potrebbe essere una prima uscita, no, di questi movimenti che sono così tanti ma spesso sotto traccia e nascosti. L'altra questione, sì, dobbiamo trovare dei momenti di formazione comune, perché nel fare questo tipo di lavoro ciascuno di noi ha acquisito tante competenze, tanti saperi proprio sperimentando sul campo, ma è bene che ce li scambiamo per non ripetere sempre gli stessi percorsi, sempre gli stessi errori, e quindi trovare per esempio uno spazio dove mettiamo insieme queste competenze anche dal punto di vista legale, che è uno degli aspetti importanti delle vertenze sull'ambiente come metodo di lotta, ma anche per esempio proprio sui metodi di lotta, perché per esempio a me sapere quello che ha fatto il Balmolino può servire per bloccare i cantieri di Veneto City, capito? Cioè può essere una cosa, magari noi non ce l'abbiamo le idee giuste, qualcun altro le ha già praticate e ce le fa.